Ciao a tutti, per chi non mi conosce mi presento, mi chiamo Fabio, studio economia in Bicocca e sono uno studente fuorisede che vive a Milano da più di un anno. Sono siciliano e di solito durante le feste sono solito scendere giù in Sicilia per stare con la mia famiglia. Con questo video voglio documentare la mia avventura, le mie difficoltà che sto affrontando e che affronterò per poter scendere giù in Sicilia da fuorisede. Ce la farò? Allora, prima cosa che ho fatto è il check-in online. Ho visto di preciso a che ora parte l'aereo e mi sono fatto tutti i conti che ho scritto qui sulla mia agendina per capire a che ora arrivare in aeroporto, a che ora prendere il treno, eccetera, eccetera. Quindi mi sono organizzato un po' la schedule della giornata per partire. Adesso devo gestire la situazione tamponi, che è un po' spinosa e delicata. Intanto parto nel dire che per entrare in Sicilia è obbligatorio sottoporsi a dei tamponi e a dei controlli. I tamponi da fare sono due, uno all'inizio, quindi quando atterri, e l'altro dopo 5 giorni. Tecnicamente il primo tampone si potrebbe fare anche entro 48 ore dalla partenza, quindi lo potrei fare qui a Milano, solo che le cliniche sono tutte piene fino a gennaio dell'anno prossimo e quindi ho optato per farlo o in aeroporto appena atterro oppure il giorno dopo in una clinica. Ancora devo vedere com'è la situazione, dipende anche dalla fila che c'è, se c'è assembramento eccetera, è un po' da valutare. E poi il secondo tampone dopo 5 giorni, perché loro dicono tu il virus o lo puoi avere oppure lo puoi prendere durante il volo. In più, per entrare in Sicilia bisogna compilare un'autocertificazione e bisogna iscriversi al sito della regione e dichiarare che stai venendo in Sicilia, così ti controllano, ti tracciano i tamponi eccetera eccetera. Ancora non mi sono iscritto e quindi adesso vado subito a iscrivermi, così mi levo anche questa cosa da fare. Per quanto riguarda la situazione frigo, come vedete è quasi vuoto e l'idea sarebbe quella di svuotarlo completamente e di spegnerlo prima di partire. Così intanto risparmio energia perché non ha senso tenerlo acceso mentre sono via e in più se magari dovessero succedere problemi con la corrente, si spegne eccetera, quello che c'è all'interno inizia a marcire, puzzare, un casino. Quindi per evitare problemi spengo tutto e risolvo la situazione. Eccola là! Adesso è arrivato il momento di fare la valigia. Adesso devo far entrare tutta la roba in questa piccola valigia. Allora, la situazione valigia e bagagli si sta rivelando un po' un problema perché ho quella valigia là che avete visto, piccolina, e in più uno zaino e sono gli unici bagagli a disposizione. E quindi devo far entrare libri, quaderni per l'università, tutti i vestiti pesanti, scarpe, i regali di Natale, e l'attrezzatura per i video, tutta quella roba lì in una valigia minuscola e in uno zaino. Ce la farò? Probabilmente dovrò fare delle rinunce, però comunque adesso cerco di organizzarmi. Mezza valigia più o meno è fatta e adesso penso alle robe per l'università. Ok, dopo una mezz'oretta di capire cosa è importante e cosa no, sono riuscito a condensare tutte le cose necessarie per studiare in questo raccoglitore gigante più uno sketch per gli appunti. E questa roba qua dovrebbe essermi necessaria per studiare, il resto lo posso anche lasciare qua. In più, ad esempio, i libri dell'università fortunatamente non devo portarli per forza perché ho anche la versione ebook online, quindi questo mi ha permesso di risparmiare un bel po' di spazio e in più, avendo anche una gran parte dei miei appunti online digitalizzati, riesco appunto a portarmi soltanto queste cose e poter studiare tranquillamente. Thank you.
Ok, finalmente ho fatto la valigia, sono contento e diciamo la parte più impegnativa e fastidiosa è finita. Allora, ho quasi finito di preparare tutto e tra pochissimo devo partire. Però adesso vi faccio vedere come mi sono organizzato con le mascherine. Intanto vi dico che ne ho portati di due tipi, le chirurgiche, che sono in questa busta qua dell'IKEA, e le FFP2. E l'idea sarebbe di partire con la chirurgica e poi, arrivati in aeroporto, prima di prendere l'aereo, andare in bagno e cambiarmi con la FFP2, che dovrebbe filtrare di più, dovrebbe proteggermi di più, e in aereo va più che bene. Il frigo è spento e vuoto. Ciao casetta, ci vediamo tra un po'. Mi mancherai. Sto aspettando il treno e sono arrivato un po' in anticipo e non so quanto sia servito, perché ho scoperto che dicono il binario 5 minuti prima che il treno arrivi e ci sono due binari lontani uno dall'altro, quindi devo stare in mezzo perché in 5 minuti devo farmi la corsa per raggiungere il binario. Che ansia, cioè neanche lo sfizio di arrivare prima e stare tranquillo. Stazione completamente deserta, cioè non c'è nessuno, assurdo. Dalla stazione di Garibaldi ho preso il Malpensa Express per arrivare in aeroporto e il viaggio è durato 40 minuti. Trovo molto comodo viaggiare in treno perché arriva direttamente in aeroporto, non becca il traffico e lo preferisco rispetto all'autobus, anche se costa 3 euro in più. Sono arrivato in aeroporto 2 ore prima del volo e la Ryanair stessa mi aveva detto di anticipare l'arrivo in aeroporto perché, essendoci molte partenze, era prevista tanta gente. Io onestamente non ho visto così tanta gente e i controlli di sicurezza li ho fatti in pochi minuti. Finiti i controlli, sono andato a capire quale fosse il gate del mio volo, ma ancora era troppo presto e nell'attesa ho pranzato con delle pizzette che avevo comprato prima di arrivare in stazione. Erano molto buone. Poi mi sono diretto verso il gate, mi sono cambiato la mascherina in bagno e mi sono messo in fila per entrare in aereo. Ho aspettato un po', ma c'era un bel po' di gente davanti a me. Poi, salito sull'aereo, ho trovato il mio posto e tra l'altro mi sono sorpreso del fatto che i posti non erano distanziati, ma a quanto pare gli aerei hanno un sistema di riciclo dell'aria efficiente e possono esserci posti così vicini l'uno con l'altro. Dopo 1 ora e 45 di volo, che non finivano mai, finalmente sono atterrato a Palermo. Facevano 18 gradi, temperature molto più alte rispetto al freddo di Milano. Ho fatto un po' di giri per uscire dall'aeroporto, ma una volta fuori mi sono diretto verso l'area tamponi, che è una sezione distaccata dell'aeroporto dove fanno gratuitamente i tamponi rapidi.
Mi hanno dato dei moduli da compilare, ho fatto una brevissima fila per il tampone e poi ho aspettato il risultato. Ho perso complessivamente poco tempo e sono stati molto molto bravi. Allora, ho fatto il tampone nell'area Covid, sono negativo e adesso aspetto mio padre. Comunque servizio ottimo, super veloci, bravi, bravi, bravi. In pochissimo ho fatto e ho trovato anche poca fila. Il mio viaggio finisce con un'ora di macchina per arrivare a casa, meno male che per cena poi ho preso la pizza e questo è stato il mio viaggio per tornare giù in Sicilia. Se volete supportare il canale consigliate i miei video, iscrivetevi, mettete like, commentate, fate voi. Vi saluto, vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.